Ciao a tutti ragazzi, ciao, piacere di incontrarvi anche qua su Meet, questo momento, questo webinar dedicato ai temi della migrazione in Australia. Io sono Davide, qui certamente qualcuno di voi, suppongo già mi conosca da precedenti video, o magari già ha avuto modo di parlare con me, magari già abbiamo organizzato tutti i documenti per poter gestire la partenza. A breve presenterò i nostri ospiti ed altri colleghi che mi supporteranno durante questo webinar. Due informazioni di servizio, ragazzi, comincio già a darvele, poi ve le ricorderò comunque terminato il webinar. Innanzitutto vi chiediamo di tenere spenti i vostri microfoni, come anche la videocamera. In questo modo, anche chi magari ha un'ottima banda, ha possibilità di sentire e vedere tutto quanto. Vi ricordo inoltre che questo webinar viene registrato e sarà poi inserito all'interno dei nostri canali social. Avete già accettato, appunto, tramite l'accettazione di questo webinar, tramite link, anche lato privacy, insomma, a venire registrati. Qualora qualcuno avesse cambiato idea, insomma, lo preghiamo di uscire dal webinar. La registrazione, infatti, è già partita. E ultimissima cosa, ragazzi, consiglio che terminato il webinar, nell'arco di norma 48-72 ore, voi riceverete un link tramite email mandato da noi, da GoStudy, all'interno del quale troverete la registrazione. Il webinar e avrete quindi anche modo di revisionarlo di nuovo e troverete anche un questionario di soddisfazione, ecco, in modo tale che qualora aveste dubbi o domande, insomma, o proposte eventuali da farci, noi saremo lì pronti a recepirle. E darei subito, insomma, spazio alle presentazioni. Io partirei dalla mia collega Claudia. Eccola lì. Ciao Claudia. Ciao, ciao Davide, buongiorno a tutti. Io mi occuperò, diciamo, di leggere le domande che avrete da fare sia a Davide che a Monica durante il webinar. Utilizzate pure la chat, io andrò a monitorare tutte le richieste che arrivano e interromperò sia Davide che Monica durante la presentazione per aggiungere eventuali dubbi o domande che potete avere. Quindi scrivete, insomma, durante il webinar per qualunque cosa e poi andiamo a recuperare mano a mano le varie domande. E presentiamo anche Monica, direi, Claudia, che ne dici? Presentiamo anche Monica che molto gentilmente, considerando il fuso orario, si è connessa direttamente dall'Australia questa mattina, visto insomma che da lei è già abbastanza tardi. Quindi intanto grazie per aver partecipato e esserti messa a disposizione. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi e ciao a tutti. Perfetto. Allora, diciamo che nello sfondo vedete una presentazione che Monica ha preparato per questo webinar. Ovviamente Monica darà una, diciamo, un'idea di alcune cose che riguardano l'Australia, non si può dire tutto durante questo webinar, quindi se appunto vi vengono dei dubbi durante la presentazione di Monica, li andremo a risolvere mano a mano, quindi direi che ci siamo, possiamo iniziare. E direi che iniziamo subito, Monica, che dici? Andiamo, partiamo. Vai, ottimo. Allora, innanzitutto ciao a tutti di nuovo. Oggi siamo qui appunto per scoprire qualcosina in più su questa lontana Australia. L'agenda che avevamo pensato di proporvi spiega chi siamo e cosa facciamo, perché eventualmente scegliere l'Australia, come muoversi e come effettuare i primi passi per prendere questo volo aereo e arrivare qui. Le famose liste professionali, quindi che cosa sono, come funzionano e perché sono importanti. E poi parleremo brevemente di un visto molto utile che è il Temporary Graduate Visa, quindi il visto 485. Soprattutto spiegheremo perché ambire a questo visto è una cosa molto importante. Dopodiché, alla fine della presentazione, ci saranno delle news che sono state rilasciate dal Dipartimento recentemente, quindi negli ultimi 6 mesi. E lasceremo ovviamente spazio alle vostre domande. Allora,
Perfetto, Monica. Ma direi innanzitutto, insomma, di raccontare un po', da una parte chi sei e dall'altra chi sono gli agenti di immigrazione, come mai ti abbiamo invitato? Allora, innanzitutto gli agenti di immigrazione sono delle figure professionali che possono fornire appunto avvisi legali in merito a tutti i visti d'Australia, che sono più di 200, quindi sono tantissimi. Io sono un agente di immigrazione registrato albo, ho iniziato questo lavoro un po' di anni fa. All'inizio lavoravo anch'io per Go Study, dopodiché mi sono specializzata, ho preso questa laurea specialistica in legge di immigrazione australiana e ho aperto il mio ufficio con il mio partner e socio Tommaso Castelli. Adesso vi chiederete come sono arrivata a questo punto, qual è la mia storia, perché ho scelto l'Australia e soprattutto con che visto sono arrivata. Allora, come tanti di voi probabilmente che faranno questo visto poi, sono arrivata con un working holiday visa che è secondo me un ottimo inizio, nel senso che è un visto molto flessibile, che dà la possibilità a delle persone che sono comprese tra un'età di 18 e 35 anni di arrivare in Australia per provare a vedere il posto, se piace, se non piace, prima eventualmente di intraprendere un percorso di studi o prima di trovare insomma il lavoro dei sogni anche, no? A volte capita. Bisogna essere italiani o comunque di una nazionalità che lo consenta, che consenta fare questo visto, avere un passaporto valido, direi 6 mesi prima della scadenza sarebbe una cosa da ricordare, perché tante volte ci capita di magari prendere in mano delle pratiche e rendersi conto che il passaporto sta per scadere. Questa è una cosa che non vogliamo che accada. Questo visto può anche essere rinnovabile, quindi può essere rinnovato per ben 3 volte, che è una cosa molto utile, come può essere rinnovato facendo le farm, le famose farm che appunto sono il lavoro nelle aree regionali, quindi remote d'Australia, che comprende diciamo agricoltura, allevamento e quant'altro. Io sono arrivata con questo visto e ho fatto le farm. Vi devo dire che mi sono anche trovata bene, non è stato così esagerata come esperienza. Eh sì, e non sei l'unica Monica ad essere partita col Working Holiday. Io stesso ho vissuto in Australia, inizialmente a Perth, poi anche a Sydney, e sono partito proprio con un Working Holiday, che è un permesso che come cittadini italiani non è complicato da ottenere. E come ben sapete, come dire, come Go Study, supportiamo anche nella gestazione e nella gestione di questo permesso di soggiorno, tramite o un percorso di studio o tramite alcuni specifici pacchetti che vadano appunto a includere questo servizio, è anche qualcosa che noi possiamo fare. E anch'io, Monica, anch'io ho fatto le farm, anch'io sono stato in farm, sì, zona Kalgoorlie, quindi era Perth, diciamo un po' più nel nulla, a 3 ore di distanza da Kalgoorlie, ed è qualcosa che sicuramente ha senso perlomeno vedere, capire se vi piace, se partite con un working holiday. Certamente, ecco, il mio consiglio è quello di non farlo appena arrivate. Magari capite se l'Australia vi piace, capite, migliorate un po' l'inglese, capite, insomma, se davvero ha senso prendere baracca, burattini, una macchina e andare nel nulla per magari, non so, lustrare i cavalli di una scuderia o per lavorare in un mattatoio, per esempio. Non sempre l'esperienza è tutta rose e fiori, però è l'unico modo che si ha per richiedere un secondo visto, che certamente può essere utile anche poi un terzo visto. E il passaggio successivo alla scelta del permesso di soggiorno, Monica, direi che è proprio un po' la scelta della meta, no? Sì, assolutamente. La scelta della meta è quasi indispensabile, nel senso che capire dove e come si può stare in Australia anche a seconda del meteo, per esempio. Io sono meteoropatica, quindi non sarei mai potuta andare in un posto molto freddo come la Tasmania piuttosto che come Adelaide. Io onestamente sono andata in farm immediata, cioè, subito.
Ma è stata un po' una scelta forzata, nel senso che presi la scelta di arrivare in Australia veramente in 10 giorni, quindi mi sono trovata ad accompagnare un carissimo amico e per forza di cose mi sono trovata in farming 448. Sicuramente pensandoci un pochino col senno di poi avrei preferito fare un po' di inglese per capire anche come ragionare con i datori di lavoro delle farm. Perché poi l'accento nel regional è veramente, veramente complicato. Sebbene io sapessi l'inglese, è stato un po' un impatto bello duro, bello tosto. La scelta della destinazione dipende appunto da cosa vi piace. Io scelsi di venire a Sydney subito dopo le farm perché mi ricordava una città di mare, c'era comunque una bella scala di eventi, c'era tanta gente, avevo conosciuto delle persone che si erano poi trasferite a Sydney, quindi diciamo che è stata una scelta di cuore e anche un po' di testa, perché comunque in una città grande c'è anche dell'opportunità lavorativa, ovviamente, a dispetto di una città un pochino più piccolina come può essere veramente Canberra, piuttosto che Adelaide, di nuovo. Anche Melbourne è molto bella. Brisbane è bellissimo, a me piace tantissimo. Dipende sempre un pochino quali esigenze si hanno, ecco. Posso interrompervi per una domanda, così recuperiamo la parte delle farm, ragazzi, ogni tanto Claudia. arrivo. Luca ci chiede se fare le farm è l'unico modo per poter rinnovare il visto e ottenere quello successivo, che è una domanda molto gettonata, solitamente. Rispondiamo subito. Allora, le farm o comunque il lavoro autorizzato per rinnovare il working holiday è assolutamente obbligatorio, nel senso che il governo dà la possibilità di rinnovare questo visto per 3 volte, ma a condizione che si effettuino questi lavori. Adesso non è necessario andare in un mattatoio, ci sono anche dei lavori un pochino più carini, un po' più divertenti. Io feci nursing, che è praticamente è un lavoro un po' particolare, nel senso che guardavo le piantine piccole piccole, le trapiantavo, spostavo i semini, quindi insomma, dai, era un lavoro anche abbastanza divertente. No. Sì, un po' noioso, però alla fine meglio rispetto che a lavorare con gli animali nel mio caso, perché avevo un po' di paura. Oppure magari anche la raccolta della frutta o della verdura. Può essere anche divertente se si trova la compagnia giusta. C'è anche la possibilità di fare hospitality, quindi di lavorare in ristorazione in varie aree d'Australia, ma sono molto remote, quindi lontane, lontane dai centri grandi. Quindi dipende un pochino qual è la vostra scelta, ecco. Però sì, sono assolutamente obbligatori. Certo, chiaro. Beh, tutto molto chiaro, Monica. E, torniamo invece un po' alla tua storia, così insomma proseguiamo con gli altri punti. Insomma, mi piace molto questi 3 punti prossimi. Direi di partire magari dalla fine, superare le proprie paure e poi torniamo al lavoro e al percorso di studio. Assolutamente. Ma Raccontaci un po'. superare le proprie paure io l'ho messo perché all'inizio c'è sempre, no, la paura di prendere quel volo lunghissimo, soprattutto se non abbiamo avuto magari molta esperienza in merito a viaggi, eccetera, eccetera. Insomma, fare un volo di 23 ore, Davide, non è la cosa più facile, no, da fare. Quindi questa può essere una delle paure. L'altra paura è magari di rimanere da soli. Tanti clienti o comunque tante persone che ho incontrato nel corso degli anni avevano questo freno nel dire sono dall'altra parte del mondo e mi trovo completamente solo. No, non è vero, perché comunque in Australia c'è questa normalità nel condividere anche le abitazioni, condividere la camera, condividere casa. Piuttosto che magari all'inizio trovarsi bello, è veramente facilissimo trovare nuove amicizie e soprattutto trovare nuove amicizie magari non italiane con cui praticare anche l'inglese. Un ottimo punto di partenza e questa paura andrà via subito. Magari c'è l'essere spaesati all'inizio, ma poi passa perché le amicizie diventano una famiglia qui. E ve lo dico dopo 10 anni di permanenza, quindi si creano dei legami veramente molto belli che è difficile capire se non si provano. È vero,
e in più ragazzi, e qui parlo a chi di voi ovviamente non è mai stato in Australia, non ha mai fatto questa esperienza, e un po' meno a chi già c'è stato, insomma sapete che come Go Study noi supportiamo tanto proprio sotto questo aspetto. Noi ci occupiamo di oltre 4.000 ragazzi ogni anno, abbiamo sedi in Italia, in Francia, in Spagna, Sud America, ma soprattutto abbiamo uffici in italiano nelle grandi città australiane, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Gold Coast. Quindi anche il sentirsi da soli, sì e no, lo si è magari sul volo, nel senso che già prima di partire voi avrete in mano il contatto di un me o una me che vi supporterà sin dal momento in cui atterrerete praticamente. E quindi già conoscere qualcuno che parla la vostra lingua può essere qualcosa di utile, sicuramente, e anche tramite questa persona poi avrete modo, insomma, di conoscere ragazzi che provengono da tutto il mondo partecipando ai nostri eventi, che vanno poi ad accompagnare supporti legati alla ricerca lavorativa e a un percorso di studio. In entrambi i casi è qualcosa di cui noi ci occupiamo, e in entrambi i casi è qualcosa che anche Monica ha inserito in questa breve chiacchierata, per cui approfondiamo anche questi. Vai. E tra l'altro, ricollegandomi alle paure, si passa anche al lavoro di per sé, perché tantissimi dicono: il mio inglese è approssimativo, come faccio a trovare lavoro? Come mi presento a un datore di lavoro? Innanzitutto è importantissimo avere un curriculum appropriato, nel senso che non deve essere necessariamente lungo o dettagliato al massimo, ma deve essere comunque un foglio leggibile, capibile dal datore di lavoro che possibilmente andrà ad assumervi, e soprattutto magari all'inizio, non ci aspettiamo di arrivare senza inglese e di trovare un lavoro magari come ingegnere navale. Magari all'inizio, anche per conoscere gente, è un bene lavorare in hospitality, per esempio. Ma perché? Perché è sicuramente più semplice essere assunti, ma anche perché crea del networking, nel senso che crea molte conoscenze, e la maggior parte delle persone che lavorano anche in hospitality poi si spostano e vanno a fare lavori più specializzati, d'ufficio, si creano comunque una carriera. Però è un ottimo punto di inizio per superare le proprie paure ed avere un curriculum, diciamo, che rispecchi anche la richiesta australiana, quindi necessariamente in inglese. Ho visto curriculum in italiano, questo curriculum va bene? No, non va bene, perché ovviamente si parla l'inglese. Avere poche cose, ma scritte bene, molto leggibili, questa credo sia una cosa molto importante. E questo è proprio qualcosa di cui noi ci occuperemo anche nei nostri uffici, per cui ragazzi vi aiuteremo anche a redigere al meglio il vostro curriculum, ecco. E Monica, io direi a questo punto di dare un bel boost e magari di raccontarci già cosa facciamo, chi è un migration agent e soprattutto nello specifico esattamente cosa fa Otto. Questo a meno che Claudia non abbia qualche domandina per noi, la vedo lì che ha alzato il sopracciglio e la mano. Eccomi, esatto. Allora, Cristina ci chiedeva quali sono le possibilità di visti richiedibili per chi non può chiedere un working holiday, quindi ve la butto lì, se dopo recuperiamo anche una parte sullo student visa. E poi ci sono alcune domande sul lavoro a cui ho anche risposto in chat. Volevo giusto sottolineare che, come diceva anche Monica, l'inglese riveste un ruolo abbastanza importante nella ricerca di un lavoro. Quando si arriva, di lavoro ce n'è tantissimo, anche perché hanno un mercato che è in forte, forte crescita da sempre, ma da quando hanno riaperto i confini ancora di più, perché cercano disperatamente personale. Quindi dico spesso il lavoro in questo momento è un po' un non problema, in realtà, nel senso che si trova, però è chiaro che affiancare un'esperienza di working holiday allo studio dell'inglese diventa fondamentale se andiamo a cercare qualcosa di più del semplice cameriere in un ristorante, ecco. Quindi mi accodo alle domande per sottolineare un po' anche l'importanza, chiaramente, di studiare l'inglese quando si arriva. Sì, direi che è fondamentale, è una cosa che l'inglese
L'inglese davvero vi salva la vita. Se non è la vostra forza, ecco, consiglio tantissimo di fare un corso, anche se breve, perché vi dà quel boost, no? Quella capacità in più di farvi capire e soprattutto di mettere in mostra anche le vostre conoscenze, perché senza la lingua non riuscireste a dimostrare cosa sapete fare anche nell'ambito lavorativo. Quindi direi che quella è proprio la base. Ovvio che adesso il mercato, dopo 2 anni e mezzo, sfortunatamente, di Covid, è un mercato che noi non abbiamo mai visto. Ci sono tantissime offerte di lavoro e pochissime persone che vanno a ricoprirle, quindi diciamo che c'è proprio una crisi nella ricerca del lavoratore, tanto che il governo ha veramente facilitato tantissimo, visti lavorativi quali lo skill o lo sponsor, che sono, vabbè, argomenti un pochino complicati da affrontare adesso, ma comunque c'è veramente tanta, tanta richiesta e in tutti i settori. Leggevo anche qualche domanda riguardo al posso fare qualche lavoro più specializzato rispetto all'ospitality? Assolutamente sì, se c'è la competenza dell'inglese e si ha un visto che comunque consente di lavorare, quali un working holiday piuttosto che uno student visa per chi ha più di 35 anni, ovviamente si può andare in avanscoperta e trovare una posizione che sia adeguata alle proprie conoscenze. Chiariamo che magari una persona che fa il contabile, magari non è difficile che vada a fare il contabile immediatamente in Australia, perché magari le leggi sulle tassazioni sono diverse da quelle europee e quelle italiane. Quindi un corso di approfondimento anche lì non fa male, però sì, assolutamente è trovabile il lavoro specifico. Certo, come direi che non fa male, insomma, per avere già qualche contatto, come dire, anche lato migrazione, qualora ci si trova bene, è qualcosa che può essere utile sin da subito per capire quali possano essere i passi migliori per poi gestire tutto quanto. E proprio per questo direi, Monica, partiamo proprio da quelle che sono le caratteristiche, cosa fa Otto Migration, come nasce, e raccontiamo, insomma, per bene anche dove andate. Sì, Otto Migration nasce da un progetto che io e Tommaso abbiamo avuto 3 anni fa, dopo aver finito gli studi appunto in legge di immigrazione, e ci siamo detti: ma proviamo ad aprire qualcosa di nostro, proviamo ad aiutare quelli che sono connazionali e non connazionali nel raggiungimento di una residenza permanente piuttosto che di una cittadinanza. Gli agenti di immigrazione si occupano proprio di questo, ovvero dello studiare il percorso più adeguato in base alle proprie conoscenze, ai propri titoli di studio, piuttosto che alla propria esperienza lavorativa. Quindi noi creiamo un percorso dove diciamo al cliente: ok, hai 5 anni di esperienza in questo lavoro, questo può portarti a un'opzione piuttosto che ad un'altra, e così in tot tempo, tot mesi, tot anni, è possibile il raggiungimento di una residenza stabile in Australia, quindi di non richiedere poi più un visto. Noi facciamo appunto skill assessments, che sono, magari sembra una parola un pochino strana adesso ad alcuni di voi. Lo skill assessment non è altro che una verifica delle vostre competenze in termini lavorativi ed educativi da parte di un competente, che non è assolutamente il governo. Quindi, se una persona è classificata come restaurant manager, dovrà avere dei determinati requisiti per essere riconosciuta in Australia come effettivo restaurant manager. Questo vale per tutte le occupazioni. In Australia ogni occupazione ha degli enti professionali che vanno a valutare quello che, insomma, hanno in mano in carta. Poi facciamo consulenze, quindi studiamo i percorsi adeguati per ogni singola persona, applicabilmente i visti. Possiamo andare in tribunale per fare l'appello su un visto rifiutato, sperando che non capiti a nessuno di voi. Possiamo richiedere le cittadinanze, possiamo certificare documenti e forms ai fini dell'immigrazione, possiamo recuperare questi RPL, sono Recognition of Prior Learning, praticamente vuol dire che se si hanno delle competenze di svariati e svariati anni di esperienza professionale, c'è la possibilità di richiedere un titolo di studio senza frequentare la scuola, ma sono veramente pochi i casi in cui, insomma, è facile e veloce ottenerli. Quindi è una cosa un po' personale che va verificata con ognuno di voi. Poi
possiamo procurare delle traduzioni NATI, quindi delle traduzioni di documenti italiani certificate da professionisti, accettate dal Dipartimento, e possiamo anche fare le assicurazioni sanitarie che servono appunto per i vari vivi, permanent sponsor, partner, eccetera. E certamente, ragazzi, suppongo che ognuno di voi abbia la propria storia, le proprie esperienze lavorative, di studio, di vita. Quindi ecco, l'invito che vi facciamo non è tanto quello di scriverci ora in chat: ciao, sto facendo questo, cosa posso fare? Perché altrimenti ovviamente Monica, come dire, starebbe qua con noi fino a mezzanotte, non australiana ma italiana. Esatto. Quindi in quest'ottica, senza dubbio, magari fate un passaggio con me, con Claudia, con Rebecca, Francesco o qualunque altro vostro referente in Gustadi che avete, e sicuramente vi passeremo poi il contatto di Monica e di Otto Migration per magari approfondire realmente il da farsi nel vostro caso specifico. Questo vale sia che siate già stati in Australia e volete puntare una permanenza, e sia che invece state magari cominciando solo ad approfondire il tema, in modo tale che sappiate a cosa può portare la vostra professione attuale e se ci possano essere reali prospettive o se in futuro sia necessario magari studiare. Ecco. E vedo ancora Claudia che annuisce e al tempo stesso alza la mano. Sì. No, perché recupero una domanda di Claudia che in realtà è generale, nel senso che possiamo rispondere, o meglio Monica può rispondere, in cui si chiede se è possibile ottenere un lavoro duraturo dopo aver svolto un corso con lo student visa nello stesso campo per cui si è studiato ed eventualmente poi ottenere la permanenza. Questa è una domanda generale a cui effettivamente si può rispondere. Ma guarda, è una domanda molto interessante, assolutamente sì. Nel senso che se intraprendiamo un percorso di studi in qualsiasi materia, può essere informatica, può essere contabilità, può essere childcare, può essere anche una scuola di cucina, per esempio, assolutamente poi è possibile ottenere un lavoro durante o dopo il corso che porti a qualcosa di più interessante, quali un visto sponsor piuttosto che un visto holder, quindi un visto che ti può a portare alla residenza permanente. Noi di solito, infatti, durante le consulenze consigliamo nel 50% dei casi studiare, perché tante persone magari intraprendono una carriera in Australia che non era la loro carriera in Italia, piace questa nuova carriera ma manca la qualifica ai fini di formazione. Quindi assolutamente sì, studiando si può sicuramente mantenere un lavoro, ovvio che dipende anche dalle condizioni del datore di lavoro, se poi è stato a tenere questa persona, ma sì, nel 99% dei casi succede esattamente così. Perfetto, perfetto. Direi tutto molto chiaro, Claudia, giusto? Sì, ci siamo, direi, possiamo procedere, poi appena arrivano altre domande alzo la mano. Sì, e noi l'aspetteremo. Ma quindi direi, Monica, a questo punto la domanda chiave è una sola: ma io come faccio a migrare in Australia? Cosa si può fare? Cosa devo fare? Cosa consigli? Cosa consigliamo? Allora, assolutamente trasferirsi in Australia, come abbiamo detto, non è così facile, non è un processo immediato, nel senso che ci sono le paure, ci sono le voli aerei da prendere, c'è la città da scegliere, insomma, c'è il visto da fare, ci sono tante tante domande, no, in merito. Quindi i primi passi, sicuramente, come abbiamo già accennato prima, è scegliere la destinazione. Dove vado? Mi piace il sole? Me ne vado in Queensland. Mi piace una città un pochino più grande? Me ne vado a Sydney. Mi piace un po' una vibe europea? So a Melbourne. Voglio stare in una città isolatissima ma che offre tutto? Vado a Perth. Quindi ci sono varie cose da valutare. La seconda cosa è sicuramente il visto. Come parto? Cosa faccio? Ovviamente ci sono, diciamo, queste tre scelte che sono più o meno le più gettonate, che sono appunto il visto turistico, ovvero vengo in vacanza, valuto com'è la situazione e poi da qui mi muovo per applicare eventualmente un visto studente. La seconda opzione potrebbe essere appunto, per chi non ha anche l'età per applicare il working holiday, partire con un visto student, che comunque è sempre un'ottima opzione, oppure si può fare anche un visto studente per poi capire, imparare l'inglese,
cercare di acquisire nuove skills e poi applicare un visto working holiday successivamente, quindi come secondo visto. Questo può essere un altro ottimo percorso. Altrimenti si può tranquillamente applicare per un working holiday, arrivare e valutare la situazione, insomma, così, di getto, che è un'altra alternativa che a me piace molto. Terzo passo è la scelta dell'alloggio, quindi dove vado a stare? Quando arrivo? Chi mi ospita? Cosa faccio? Dove vado? Allora, ovviamente se ci sono delle amicizie, ecco, già in Australia, si può semplicemente fare una chiamata, mandare un messaggio ed essere ospiti, ecco, per una settimana finché non si trova alloggio. Altrimenti la scelta ricade, diciamo, sulle scelte standard di Airbnb, flatmates.com.au, che è un sito, diciamo, per persone che condividono appunto la necessità di trovare dei coinquilini, che possano essere camere condivise piuttosto che condivisione dell'appartamento con camera privata. Flatmates è un ottimo sito dove iniziare a cercare accommodation. Oppure ci sono vari alloggi per studenti, che credo anche GoStudy fornisca, e poi ci sono i gruppi Facebook, quindi gruppi quali Marketplace, oppure cerco, offro casa a Sydney e quant'altro. Il quarto step è imparare la lingua, come sempre, chiacchierare, come sto facendo io adesso. Esatto, stai chiacchierando, ma sono chiacchiere giuste, quelli da fare, ecco. Solo due appunti, ragazzi. Sì, per gli alloggi, come accennava Monica, anche noi di GoStudy supportiamo. Quello che noi consigliamo sempre è quello di valutare in realtà un primo alloggio temporaneo. Questo per due motivi. Il primo è che in molti casi voi ovviamente non avete modo di vedere l'alloggio realmente in cui starete. E la fregatura, se voi prenotate un alloggio, magari su Flatmates o su qualche gruppo, per 3 mesi, per esempio, può anche essere dietro l'angolo. Perché comunque andate in una nazione anglosassone che in realtà, come dire, spesse volte anche lato pulizia ha standard un po' diversi rispetto a quelli noi italiani. Noi siamo cresciuti con l'aspirapolvere in mano praticamente. E quindi, ecco, in molti casi il consiglio che noi diamo è quello di poi vedere l'alloggio duraturo una volta lì. E il secondo punto, ragazzi, è che ovviamente voi non saprete dove lavorerete. Per cui se bloccate un alloggio per 3 mesi, faccio l'esempio ora su Sydney, e l'alloggio lo prenotate a nord, per esempio, magari a Melli, per chi c'è già stato, e lavorate magari a Rockdale, quindi un po' più in giù, può essere un problema, perché magari ogni giorno vi fate, quanto? 2 ore sui mezzi di più? Per cui, ecco, il valutare un alloggio temporaneo all'inizio è qualcosa che può essere senza dubbio utile. Come anche utile capire bene quale permesso possa essere il più adatto per voi. Non sempre iniziare col working holiday è la scelta più adatta, ma insomma poi parlate col vostro consulente, approfondite questo, e certamente, ecco, sapete che GoStudy può supportarvi in entrambi questi casi, ma anche poi per la scelta di un percorso di lingua inglese strutturato e in relazione al vostro livello, che poi era proprio quello a cui Monica voleva arrivare a breve. Sì, diciamo che appunto la scelta di intraprendere un corso di inglese oppure di trovarsi in una casa condivisa aiuta assolutamente un po' a sciogliere quello che è il blocco iniziale, perché arriviamo, come dicevi tu Davide, in un paese anglosassone dove ci troviamo a confrontarci con diversi accenti anche, no? Abbiamo l'irlandese, abbiamo l'inglese, abbiamo l'australiano, abbiamo lo scozzese. Io ho avuto, questa è una storia carina, io ho avuto il mio primo contatto con degli scozzesi in farm e mi chiesero, can you please get the van? E io sono andata in giro per tutte le farm a chiedere dove fosse questo Ben, questa persona di nome Ben. In realtà loro intendevano il cestino, che in inglese si dice bin, solo che la loro pronuncia con la E aperta al posto della I
insomma, mi ha fatto perdere, diciamo, una mezz'ora buona di tempo e fare anche una figuraccia. Diciamo che ci sono questi scontri iniziali, sono anche poi storie che andrete a raccontare, che faranno ridere gli amici, però all'inizio, ecco, vi lasceranno un pochino a bocca aperta. Perlomeno per me è stato così. Eh sì, sono più che d'accordo e come dire, immagino che possano anche lasciare a bocca aperta magari quelle che possono essere le liste professionali, Monica, perché in alcuni casi troviamo tanti di quei lavori a cui magari un italiano di norma non pensa, no? Sì, ci sono dei lavori stranissimi in queste liste, ma cosa sono queste liste, ragazzi? Allora, queste liste saranno il vostro dizionario, la vostra enciclopedia e anche il vostro peggiore o migliore, o peggiore incubo probabilmente, nel senso che come funziona in Australia? In Australia abbiamo, diciamo, due liste principali, poi ce ne sono magari alcune di secondarie, però queste due liste principali che sono la lista lunga, quella che vedete, diciamo, segnata con ML, TSSL è anche impronunciabile, e poi abbiamo una lista corta, chiamata per semplicità così, che è la STSOL. Che cosa sono? Oltre ad essere impronunciabili, sono due liste che racchiudono, diciamo, la maggior parte delle occupazioni in Australia. Quindi, per esempio, se abbiamo una professione in mano, oppure avremo una professione in mano quando siamo in Australia, che è parte di questa lista lunga, possiamo addirittura arrivare a una residenza permanente in un tempo quasi più breve, nel senso che possiamo essere sponsorizzati da un datore di lavoro a cui piacciamo, avendo tutti i requisiti per farlo. Idealmente possiamo ottenere un visto di 3 anni, di 4 anni, anzi, dove al terzo anno possiamo richiedere la residenza permanente, oppure possiamo addirittura pensare di applicare per uno skill visa indipendente dal datore di lavoro e arrivare alla residenza permanente. In ogni caso, senza l'aiuto, diciamo, dell'azienda. Nella lista invece ci sono più posizioni, più occupazioni rispetto alla lista lunga, ma diciamo che il percorso è un pochino più complicato per arrivare alla residenza permanente, nel senso che sì, è vero, ci sono tantissime occupazioni, come Davide diceva, alcune sono veramente particolari, ma ci consente di arrivare alla residenza permanente tramite magari uno skill visa regionale o statale e invece non propriamente tramite sponsor, nel senso che possiamo arrivarci comunque tramite sponsor con un'azienda, ma magari in aree remote, tramite programmi molto particolari. Invece, se la nostra scelta è quella di assolutamente rimanere a Sydney, Brisbane o Melbourne, diciamo, questo sponsor o questo datore di lavoro potrebbe mantenermi qui per 2 anni ed eventualmente altri 2 rinnovabili. Però ecco, c'è da capire in base ad ogni situazione in particolare come muoversi e come fare in modo di trarre maggior beneficio da quelle che sono le nostre esperienze lavorative passate, soprattutto dai nostri studi. Ricordatevi che lo studio è veramente importante, non vorrei sembrare retorica, ma moltissime professioni richiedono proprio la qualifica, che sia diploma, certifiche, piuttosto che addirittura laurea o master nell'occupazione prescelta. Ed è obbligatorio. Eh sì, è proprio per questo, come dicevamo, ecco, un migration agent può essere utile per capire se realmente quella vostra professione o quelle vostre professioni possono portare a un outcome futuro, certo. Ma soprattutto, Monica, a questo punto la domanda sorge un po' spontanea. Ma allora quali sono queste professioni? Cioè, se io sono un contabile, posso restare in Australia? Come si può fare? Dai. Andiamo a vedere. Allora, io ho, diciamo, racchiuso le professioni più famose, ecco, quelle che mi capita di sentire quasi giornalmente dai miei clienti. Quindi, dicevamo, le occupazioni nella lista lunga, quindi che sono quelle che mi possono far sponsorizzare con un visto di 4 anni, richiedere la residenza permanente, oppure che mi possono addirittura procurare un percorso indipendente dall'azienda. Contabile, psicologo, chef, piastrellista, idraulico, elettricista, informatico, ingegnere, maestra, famosissima posizione, quasi ricercatissima dalla maggior parte dei miei clienti, carpentiere o infermiere. Queste sono ovviamente alcune. Le professioni sono centinaia. Ci sono tantissime variazioni, come l'informatico, per esempio, può avere decine e decine di specializzazioni. La stessa cosa per l'ingegnere, per la maestra, ci sono vari gradi. Quindi diciamo che
dentro questa lista sono racchiuse veramente, veramente tantissime chance di creare un percorso. Ovviamente poi bisogna valutare professione per professione cosa abbiamo in mano, perché ricordiamoci che la carta conta, nel senso che se la vostra esperienza lavorativa è in nero, difficilmente certo. può essere applicabile, quindi bisogna capire se si hanno buste paga, contratti, referenze lavorative, titoli di studio, insomma è un pochino un minestrone di cose, un insieme di cose. E quindi Monica, giusto per capire se insomma se ho capito bene, comunque sia col Working Holiday, quindi per chi ha meno di 35 anni, e sia con lo Student Visa, quindi per chi ha più di 35 anni, si può comunque lavorare in tutti questi campi, vero? Assolutamente sì. Tra l'altro lo Student Visa adesso ha rimosso quel limite un po' antipatico delle ore lavorative. Adesso questa legge, questa concessione, diciamo, è in vigore fino a giugno 2023. Vediamo se poi sarà estesa oppure no. Però, certo, sotto Student Visa un lavoro d'ufficio è assolutamente fattibile. Certo. E sicuramente, ecco, uno dei mezzi che possono anche aiutare chi può puntare a restare in Australia a lungo è anche un particolare permesso che è il Temporary Graduate Visa. È un permesso un po' particolare che in molti casi deriva da un percorso di studio, giusto Monica? Sempre, deriva sempre da un percorso di studi, nel senso che cos'è questo visto? Questo visto è ovviamente un visto temporaneo che però vi consentirà di accumulare esperienza lavorativa post studi. Cosa vuol dire? Se una persona completa un percorso di studi di almeno 2 anni, può richiedere in alcuni casi questo visto, poi andremo a vedere quali sono questi casi, che consentirà appunto di lavorare 2 anni full time nella propria professione per poi avere i requisiti necessari per applicare eventualmente uno sponsor che richiede tra l'altro 2 anni full time di esperienza. Quindi diciamo che è quasi una tappa semi obbligatoria per la maggior parte delle persone che iniziano un percorso da zero. Ci sono 2 stream tra l'altro di questo visto, che sono il graduate work stream e il post study work stream. Adesso nella prossima slide andiamo a vedere un pochino che cosa sono e di cosa si tratta, ecco. Per esempio, il Graduate Work Stream è un visto di 18 mesi. Al momento addirittura è stata data una concessione per la quale questo visto può durare 2 anni. Però di norma diciamo che questo visto dura 18 mesi, quindi 1 anno e mezzo. Questo visto, tra l'altro, viene dato a chi ha completato un corso professionale, quindi non una laurea, un master. Pertanto un corso anche meno costoso, che è assolutamente una cosa da considerare per molti dei nostri clienti. Aver completato un percorso di studi professionale che dura almeno 2 anni e che ha una professione che è presente nelle Skilled Occupation List. Quindi che cosa vuol dire? Che la nostra professione deve essere parte specifica delle liste. Per esempio, un corso in Commercial Cookery Hospitality, che è un corso di cucina e di ristorazione, può assolutamente essere usato per ottenere questo visto, oppure anche un corso di meccanico, un corso di idraulico, un corso da elettricista, un corso in childcare, quindi in maestra d'asilo, può essere assolutamente utile per ricevere questo 1 anno e mezzo dove poter lavorare full time e, insomma, avere i requisiti necessari per il prossimo passaggio. L'altro visto, invece, l'altro stream che andiamo a vedere è il post-study work stream. Questo visto è un pochino più lungo, dura dai 2 ai 4 anni. Se per esempio studiamo in Regional Area, possiamo avere un pochino di tempo in più. Se facciamo un corso di studi, comunque, che può essere una laurea piuttosto che un master, e il corso è durato 2 anni almeno, calcoliamo che la maggior parte delle lauree durano 3 anni, possiamo richiedere e avere questo visto. Questo visto è assolutamente, essendo più lungo, quasi un pochino più utile, no, rispetto al graduate stream, perché ci consente di avere tutti e 2 gli anni interi per poi richiedere eventualmente lo sponsor dall'azienda dove stiamo lavorando. Tra l'altro ricordiamoci che la maggior parte delle università può anche aiutare a cercare impiego piuttosto che uno stage, piuttosto che, sì, insomma, un'esperienza lavorativa nel campo
in cui stiamo studiando. Questa è una cosa molto interessante perché qui le università sono molto diverse rispetto all'Italia, sono molto più pratiche. Tutto chiaro, lato mio, non ci sono domande, diciamo, Gli specifiche. ostesi, siamo tutti a bocca aperta. Grazie Gli estesi, Monica. ragazzi. ma ragazzi, ma questo in confronto era molto semplice. Adesso arriva la cosa più complicata, vero Monica? Cerchiamo di renderla semplice per tutti. Che Vai. cosa facciamo? Cosa ce ne facciamo di questo visto 485? Perché lo vogliamo? Cosa vogliamo ottenere dopo? Vogliamo, nella maggior parte dei casi, ottenere la residenza permanente piuttosto che la cittadinanza, che è lo step successivo. Quindi, che cosa facciamo? Beh, sicuramente durante l'anno e mezzo piuttosto che 2 anni di temporary graduate visa possiamo approfondire e creare il percorso per lo Skill Independent Visa, piuttosto che allo Skill Visa regionale statale che è il 190-491. Che cosa sono questi visti? Sono visti a punti, quindi necessitano di avere un'ottima conoscenza dell'inglese, nella maggior parte dei casi un 8 all'IELTS test, il test più odiato da chiunque qui in Australia, o il PTE. Serve avere un tot di anni di esperienza, come dicevamo prima, il famoso skill assessment positivo. Se ci ricordiamo all'inizio, abbiamo menzionato queste autorità che vanno praticamente a controllare tutti i nostri documenti e a dirci sì, tu sei un meccanico qualificato oppure sì, tu sei un contabile qualificato. In base ai vari punti possiamo prendere questi 2 anni di postgraduate visa per arrivare al risultato finale. Oppure possiamo utilizzare i 2 anni di postgraduate visa per racimolare i 2 anni necessari e requisiti obbligatori per applicare uno sponsor tramite azienda, che comunque nel caso di una posizione nella lista lunga ci porterà poi ad una residenza permanente. Insomma, è tutto un po' un prenditempo per creare il percorso giusto per poi arrivare alla meta finale. Davide, ci tengo anche a sottolineare che un percorso da zero, quindi di chi arriva qui in Australia per raggiungere la residenza permanente, in base alla mia esperienza, che è comunque di qualche annetto, è più o meno tra i 5 e i 7 anni. Eh sì, stavo proprio per anticiparlo io, Monica, mi ha rubato le parole di bocca. Quindi, ragazzi, come raccontava Monica poco fa, sì, è possibile restare a lungo, emigrare, valutare anche solo banalmente una permanenza di ampio respiro, ma è difficile che questa cosa, se non impossibile, che questa cosa avvenga nell'arco di pochi mesi, pochi anni. Perché? Perché ci sono delle regole che, come avete avuto modo di vedere adesso, durante questa presentazione, vanno seguite. Ci sono dei documenti da presentare, degli anni, di cui avete, insomma, necessità di mostrare, ecco, di aver fatto un determinato lavoro. Quindi, insomma, serve tempo e certamente è qualcosa di cui è bene essere consci sin da subito, sin dal momento in cui si vuole decidere di emigrare. Proprio per questo, iniziare l'esperienza con un permesso temporaneo, che può essere il working holiday o lo student, è anche utile per capire se realmente volete imbarcarvi in un percorso comunque che va a essere lungo. E certamente lo fate sì nel momento in cui sapete cosa trovate. E questo ovviamente è complicato da sapere se non vi siete mai mossi dalla vostra casupola a Milano, a Roma, piuttosto che in una qualunque cittadina sparsa per l'Italia. Sì, Direi anche che, come dire, in realtà gennaio è un mese che noi abbiamo scelto per questo meeting, anche perché sappiamo che di norma il governo australiano in 2 momenti dell'anno, che sono gennaio e luglio, emana tutte quelle che sono le novità per poter poi, insomma, spiegare quali possono essere i nuovi visti o per magari crearne di altri e anche novità relative alle liste di cui abbiamo parlato. Non ci sono state tantissime novità, correggimi se sbaglio, in questo gennaio, ma negli ultimi mesi sì, vero? allora, sì, quando non ci danno sorprese e anticipazioni a marzo, di solito i periodi in cui queste novità vengono rilasciate e questi cambiamenti vengono effettuati sono luglio e dicembre in realtà. Quest'anno,
quindi nel 2022 ne abbiamo viste parecchie, per lo più erano però concessioni per persone che si trovavano già in suolo australiano, ma comunque c'è stato qualche movimento anche per chi si trova fuori, ha già una professione in mano e vuole emigrare in Australia. Questo perché, Davide, come accennavamo prima, c'è molta, molta richiesta di lavoratori, ma veramente tantissima, ragazzi, è quasi impossibile descriverla ad oggi. Io non mi sono mai trovata in una situazione del genere ed è veramente da tanti anni che mi trovo qui. La prima novità sicuramente che ha fatto, che era quasi preannunciata da un paio d'anni, è l'età del working holiday che è stata aumentata dai 31 anni ai 35, quindi questa è già una grande novità per chi magari era fuori fascia a causa Covid piuttosto che per ritardi personali di partenza. L'altra news è che lo sponsor visa, quindi lo sponsor dal datore di lavoro, questo visto 482, è una priorità del governo, quindi i datori di lavoro che si trovano in difficoltà per avere dipendenti al momento possono essere prioritizzati nel sponsorizzare i propri lavoratori, i propri dipendenti, piuttosto che persone anche che vengono dall'estero. L'altra cosa da notare sono i punteggi minimi per lo skill visa, soprattutto statale, che sono stati i più bassi della storia, nel senso che a dicembre ci sono stati degli invitation round, quindi degli inviti da parte del governo e dei vari stati che sono stati ricevuti da persone che avevano proprio il minimo del punteggio di questo programma, soprattutto anche per professioni abbastanza importanti, quali psicologo, quali consulente ambientale e altre che ci sono arrivate. Noi siamo rimasti molto sorpresi, che tra l'altro questo non era neanche stato annunciato, è stata proprio una realtà con cui ci siamo scontrati nel momento in cui è accaduto. E poi appunto l'ultima novità abbastanza importante per chi si trovava in suolo australiano è stato l'aumento degli inviti per il visto indipendente 189. Queste diciamo sono le cose principali che sono successe negli ultimi 3-4 mesi, ecco. Eh sì, c'è una bella carrellata, ma forse meno che rispetto a qualche anno fa, in cui era sempre un terno al lotto, insomma, tutto quello che sarebbe accaduto a gennaio o a luglio. Beh, direi che con questa noi ci siamo un po', insomma, siamo arrivati alle conclusioni di questo webinar, ragazzi, e vi lasciamo magari spazio per qualche domanda, se ne avete ancora per Monica, potete ovviamente scriverla in chat. Lascio però la parola nuovamente a Claudia che è riapparsa, quindi immagino con una bella carrellata di domande. Ma in realtà no, ho risposto più o meno a tutte le domande che sono arrivate. Ce n'era una in particolare in cui ci veniva chiesto se conveniva fare qualche corso da qui, che si poteva in qualche modo poi rispendere in Australia, però era una domanda un po' generica perché ovviamente dipende dal corso, no? Cioè se uno appunto, dicevamo prima, voglio fare il contabile quando arrivo in Australia, la legislazione è chiaramente diversa, quindi farlo qui non ha molto senso. Mentre corsi di natura più pratica, Monica poi potrà confermare, sono chiaramente più spendibili, non lo so, corsi in building and construction, in ristorazione, però quello che poi aggiungo, Monica, è da te, quanto poi vale aver studiato fuori rispetto ad averlo fatto in Australia, no? È meglio in Australia probabilmente. Dipende, Claudia, dipende, nel senso che per esempio un corso di psicologia, tiriamo fuori un bel corsone impegnativo, psicologia per esempio può essere utilizzato ma ha bisogno di un esame. Quindi ha bisogno ovviamente di uno skill assessment, torniamo sempre al nostro caro amico skill assessment, ha bisogno di un esame specifico come per esempio infermieristica, come altri corsi diciamo un po' più importanti e sulla sfera di salute o medica. Altri corsi per esempio, ecco, la laurea in contabilità, che non deve essere un diploma, ma attenzione, qui è richiesta la laurea in contabilità in realtà può essere usata, ma richiede delle materie molto specifiche. Quindi, quando andiamo poi a valutare la lista degli esami che abbiamo dato all'università,
dovremmo stare molto attenti a capire se tutti gli esami coincidono con quelli che l'autorità australiana poi voglia in realtà per considerarci competenti. Altri corsi invece, per esempio hai menzionato ristorazione, che è anche quello gettonatissimo, può essere addirittura il diploma delle superiori, perché in Italia il diploma alberghiero può essere assolutamente usato per uno chef, piuttosto che per un manager di sala, ecco. Quindi dipende molto dai corsi, sono molto individuali. In alcuni casi si possono usare, magari in corso, ecco, professionale in marketing, è difficile poi che venga utilizzato qui in Australia, perché per esempio anche un marketer ha bisogno di una laurea al 100% in comunicazione e marketing. Quindi sì, ecco, anche questa è una domanda molto generica, molto interessante, però molto specifica per ogni occupazione, addirittura neanche persona, occupazione, quindi ogni occupazione ha i propri cavilli legali. Sì, quindi diciamo anche un po' per concludere questa sessione che abbiamo fatto oggi, quello che consigliamo è fare ovviamente una consulenza più specifica con Monica se avete bisogno di approfondire degli aspetti che vanno appunto oltre quello che GoStudy può dare come supporto, quindi eventualmente qualcuno che ha partecipato oggi al webinar dovesse aver bisogno di parlare direttamente con Monica, fatecelo sapere così vi mettiamo assolutamente in contatto, perché appunto come Monica spiegava è veramente molto specifico per ogni persona il background che uno ha, il tipo di esperienza professionale, le qualifiche prese, che diciamo rispondere a una domanda in maniera ok, questa è la strada, è complesso senza avere un po' una storia, sì, no, della persona. È complesso, ma soprattutto ricordiamoci anche, Claudia, che le occupazioni sono anche divise in livelli, come dicevamo prima, quindi alcune persone richiedono magari solo il liceo piuttosto che un corso professionale di livello 2, 3, 4, diploma o advanced diploma. Altre professioni invece, come per esempio c'era un ragazzo che chiedeva se la ragazza potesse usare il liceo psicopedagogico per fare, insomma, essere una professionista in Australia. No, perché per esempio psicologa è una professione che è nella più alta fascia che noi possiamo considerare, quindi esige la laurea, punto. Non ci sono altre vie di fuga. La laurea è necessaria, quindi tutte le varie professioni sono suddivise in subcategorie. Direi che è tutto molto chiaro, ragazzi. Direi che è tutto molto chiaro e a questo punto chiuderei qui questo webinar. Claudia, Monica, inviterei insomma tutti quanti altri abbiano dubbi o domande ancora pending a rivolgerle direttamente ai consulenti di riferimento. Tutti quanti avrete di sicuro consulente di riferimento. Se non lo avete ancora, inviateci nuovamente la richiesta, che cerchiamo di capire cosa possa essere andato storto, insomma. E lato nostro, come GoStudy, possiamo solo ringraziare ovviamente Monica del tempo che ci ha dedicato. A Sydney, che ore sono, Monica, a Sydney adesso? Le 9? No, neanche tardi. Grazie a voi invece, è stato... Grazie ancora Monica. E ragazzi, quindi se volete ovviamente anche farvi una chiacchierata un po' più strutturata e personale con Monica, anche in questo caso scrivete al vostro consulente di riferimento che vi passerà il contatto e senza dubbio riuscirete a organizzare un momento approfondito con lei nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Quindi direi, io saluto da Milano. Ciao ragazzi. Io saluto anche dall'Australia. Grazie Monica ancora per aver partecipato con noi oggi. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.